Conte, io faccio un appello, cercate di liberare almeno le persone che hanno la pena per spaccio, per rapina, per cose diciamo insensate, mandateli a casa con un lavoro, teneteli a casa, aiutateli, anche voi assistenti sociali, aiutateli, non abbandonateci così come se siamo dei criminali tutti, noi non abbiamo ammazzato nessuno. Allora, noi stiamo protestando perché io ho mio marito che si trova nel carcere di Opera, recluso per spaccio di cocaina. Allora, noi comunque vediamo che i nostri detenuti non hanno nulla, non hanno mascherine, non hanno cure, non hanno niente in più. Abbiamo voci e non siamo sicuri che a Opera ci sono due contagiati chiusi in isolamento, dove tengono tutto nascosto. Se questo caso si espande in tutta Opera, che cosa succede? I mariti, comunque i nostri mariti hanno i figli fuori, hanno moglie che siamo preoccupati, piangiamo dalla mattina alla sera, i bambini idem, andiamo a fare un pacco dove io porto la bambina a fare un pacco e non può entrare mia figlia e ce ne andiamo, mia figlia dice perché non possiamo andare dal papà? Cosa gli spiego io? Almeno una pena alternativa, mandatele a casa con i domiciliari, un qualcosa, fate qualcosa, non sono veramente persone che hanno violentato i bambini o che hanno ammazzato i bambini. Quelli possono rimanere a vita in galera, ma persone che spacciano, rubano per da mangiare la famiglia, perché questo Stato non ci dà nulla. Io sono due bambini da sola a casa, se non è i miei parenti che mi danno da mangiare, quei poche ore che faccio di lavoro, i miei figli chi gli dà da mangiare? Lo Stato non fa nulla per noi, si deve muovere, deve prendere qualche alternativa per noi. Quali sono i reati non gravi secondo te? Ecco. Spaccio e rapine, perché comunque... Io penso che chi va a spacciare è perché veramente si trova fino alle stelle che non sa dove andare, dove non ha un euro in tasca per magari comprarsi da mangiare, che non ha un euro per le sigarette, per qualsiasi cosa. E quindi l'unica strada che ti dà subito soldi è lo spaccio, dove magari non puoi far mangiare niente ai tuoi figli. Da quanto tempo non vedi tuo marito? È un mese. Che non vedo da mio marito. Ci siete sentiti? Ci siamo sentiti al telefono. Allora, io è arrivato il decreto. Io avevo l'appuntamento con mio marito all'1. Sono arrivata lì alle 11:30. Hanno fatto fare due colloqui, hanno bloccato tutti i colloqui. Ci è stato comunicato che i colloqui non potevamo più entrare e quindi io sono rimasta fuori con la bambina piangendo che non voleva entrare dal papà. Da lì non sappiamo più nulla, nel senso sì, abbiamo le chiamate, ma le chiamate che cosa facciamo con 3 chiamate alla settimana, ragazzi? Conte, io faccio un appello, cercate di liberare almeno le persone che hanno la pena per spaccio, per rapina, per cose
diciamo, insensate, mandatele a casa con un lavoro, tenetele a casa, aiutateli, anche voi assistenti sociali, aiutateli, non abbandonateci così come se siamo dei criminali tutti, noi non abbiamo ammazzato nessuno, noi abbiamo fatto sbagli per dar mangiare ai nostri figli e andare avanti, mentre lo Stato il lavoro non ce lo dà.